Bene, bene. Andiamo a caricare la nostra partita. Altra giornata era finita. Era quale? No, LeBlanc. Si sta. Eravamo tornati a casa dopo una giornata. Puoi caricare questi dati? Yes. Scusa, yes. Dopo una giornata un po' difficile lì nella. Nella scuola dove il prof, diciamo che usava degli strani allenamenti, se vogliamo dirlo. E comunque, che dovevamo dormire? O avevamo già dormito? Dovevamo andare a dormire, mi sa. Smaschera gli abusi di Kamoshida. Sì, però è mattina. No, è martedì sera, c'è scritto là. Quindi andiamo a dormire, immagino. Anche perché al momento, vabbè, quello ci aveva dato pure il telefono là. Che vuole questo? Ci eravamo lasciati con. Se un fratello mio va bene, ci si becca domani. Andiamo a salvare quei poveracci che sono stati malmenati. Io e te, ok, va bene. Vabbè, andiamo a dormire, va. E niente. Quella cosa sul tuo telefono è una specie di icona con un grande occhio rosso, giusto? Sì, giusto, dai. Questo pressa qua che. Nomi naturalmente ci ricorda. Veloce! Stop di navigazione, siamo finiti in quel posto. Stop, giusto. Esatto, l'ho trovato anche sul mio telefono. Bene, non ricordo neanche di averla installata. Vabbè, perché mo pure lui ha trovato il suo persona, che tra l'altro era fighissimo, se vogliamo dirla tutta. Raccapricciante. E niente, mo pure tu la puoi attivare. Pericoloso, sarà una cosa che non si conosce. Però con questa possiamo andare in quel posto assurdo, giusto? Esatto, così sembra. Per prima cosa dobbiamo trovare le prove di maltrattamento. Ok, va bene. Andiamo a dormire, come detto che deve finire la giornata. Dormi, dormi. Questo pressa al telefono, però che dobbiamo fare? Ormai si è attaccato al gargarozzo, quindi. Ecco, qua ci risvegliamo, ci dovrebbe stare pure il nostro, ci starà il vicino di cella, no? Visto che pure lui è diventato. Ok. Sì, avevamo parlato di palazzi, persona, eccetera. No, onestamente no. Non essere stupido, ci sta. No, per poterlo dire il mio coraggio deve essere almeno di livello audace. No, siamo limitati perché è ancora un pirlone, non può dirlo. Sì. Non abbiamo abbastanza coraggio per dirlo. Vabbè. Dobbiamo livellare ancora la nostra personalità. Qualcuno che ci aiuta già lo stiamo trovando. Il gatto o la gatta ancora non si è capito. Yes. Parli di Ryuji. Sì, però lei è abbastanza inquietante, signor Igor. E quindi. Guarda, questo per mo c'è pressa solo le balle, però. Allora, quindi niente, ci dobbiamo fare amici. Oh, stai calma, piccoletta. Confidenti. I confidenti sono persone fidate con cui condividi degli obiettivi. Puoi trovarli in luoghi come la scuola o in giro per la città. Prova a stabilire dei legami con le persone incontrandole più volte, conquistando la loro fiducia e dimostrando il tuo valore.
Una volta stabilito un legame, puoi aprire il menu con triangolo e selezionare confidenti per controllare la forza del vostro legame. Ma i confidenti come me li segni sulla mappa, sulla scuola, eccetera? Per sapere. Ok. Eh sì, molta, molte aspettative, oserei dire, oserei dire. Ok. Allora, confidente, il signore della prigione. Arcano matto, rango, vabbè, una stella, nuova abilità, discorso delirante. Puoi negoziare con le ombre dopo aver eseguito una rapina. La cosa si sta facendo molto complicata, signori. Un'abilità impeto dell'arcano, quando crei persone, persona, ottieni PE bonus in base al rango confidente dell'arcano. Ha preso l'abilità discorso delirante da Igor. Ok. Piano piano, piano piano. Allora, abilità dei confidenti. Le persone con cui stabilisci un legame sono in possesso di speciali abilità dei confidenti. Il rango del confidente indica il tuo livello di fiducia nei confronti di qualcuno. Man mano che il rango aumenta, vengono sbloccate nuove abilità dei confidenti. Premi triangolo per aprire il menu e seleziona confidenti. Da lì puoi controllare ogni arcano, rango e abilità del confidente. Ok, un po' complicato come cosa. Giocando tanti titoli in contemporanea, signori, il cervello se ne va in pappa, ve lo dico. Ok. Vabbè. Sparisci, ma noi stavamo a dormire, siete voi che ci avete chiamato, non è che siamo venuti noi. Vorrei sottolineare questa piccola postilla, aggiungerei. Siamo mercoledì 13. Vabbè, sta a giocare a pallavolo, manca di che t'hanno fatto fa la versione del latino. Lo sappiamo noi che succede durante gli allenamenti. Lascia fare. Ok. Ok, c'è il torneo di pallavolo. A noi ce ne frega relativamente poco, anche se dobbiamo, insomma. Ma noi dobbiamo assistere alla partita. Che ci cambiamo a fare? Che ci dobbiamo mettere pure noi con la tuta? Attenzione, scatta la rissa. Madonna mia. E il prof fa il bullo, Aia. Donna. La rintrona. Meno uno. Così.
Conosce Lance. Va bene, va bene, onesto. Possiamo giocare pure noi a pallavolo e spaccarmi il culo. Grazie mille Checco, grazie a Checco84 per il primo mese di sub. Benvenuto, benvenuto Checco, benvenuto tra gli sportiveggianti. Spero che sia il primo mese in mia compagnia, il primo di tanti. Grazie mille Checco. Sì, anche se li abbiamo visti in una fase che magari non è così. Sì, se te li ricordi tu, perché io non mi ricordo. Dove cercherai? Va bene, più tardi. Non ricordo le loro facce. Vabbè, dove cercherai? Chiediamoli, va bene. Ma come cominciamo da lì? Ecco. Immagino che era il tipo timido pestato, che dite? Quello che avevamo visto alla prima lezione, che era un po' timido e c'aveva la faccia tumefatta. Allora, viaggio veloce. Puoi usare il viaggio veloce chiamando, richiamando la mappa con R1 e selezionando il luogo verso cui vuoi spostarti. Stanza D, aveva detto, l'aula D. Con R1, ok, quindi raggiungi l'aula 2D, meno male che ce l'ha segnato. Allora, nel menu possiamo andare a vedere quelli che sono i confidenti. Vediamo le cose, le ultime cose che ci ha detto. Il matto è Ryuji Sakamoto, che è carro rango 1. Scusa, esposizione, avete deciso di far fronte comune per riabilitare il nome della scuola, ok. Anche questa visuale è un po' così, a volte mi disorienta, devo dire la verità. Allora, aula 2D, vediamo edificio principale, parte i CS. Andiamo in aula, va. Allora, ma non si vede una sega. A parte questo c'ha pure la mascherina ed è giusto così, però. Quello là, aspetta, aspetta, l'ho visto, come cazzo faccio a passare? Questo qua. Pallavolista del primo anno c'ha la faccia fracassata. Immagino sia lui, per dire, azzardo, azzardo, signori. Pallavolista spaventato, tra l'altro. Guarda, come ti sei fatto male? E dai, di la verità. C'è paura, di la verità. Prove no, però effettivamente. Come li facciamo a convincere questi? È complicato, Quella ferita non è normale. No, c'aveva la testa fracassata. Niente di che, niente di che. È che non possiamo fare altro. Dividiamoci. Lascerò fare a te. Vabbè, dividiamoci, dai, almeno. Ci metteremo meno, sì, ma è difficile che parli comunque. Edificio aule, va bene. La 3C? Solo dici tu? Ok. Va bene, arrivederci. Allora, dobbiamo andare nella stanza 3C, che in realtà non credo sia qui, ma
2D, oddio, può essere pure che sta da qualche parte, semplicemente dobbiamo leggere. Proviamo 2D. Allora, prima di tutto dovrebbe stare al terzo piano. 3 C, vediamo un po'. Scusa. 1C. Come cazzo l'hanno segnate queste stanze? Scusa, 1A. Signori, ma come 1B? Come le segnate queste? 1E, ma non lo so dove. Qua è problematica la cosa. Dove? Al primo sono quelli di terza. D, dite che va al contrario? Sì, che cazzo di... Scusate, ma... Che senso ha? Perché questa cosa? È so strani, eh? 3C. Scusa, al terzo piano... Insomma. Vabbè, esaminiamo la stanza. Non vedo studenti con ferite vistose. No, non vedi un cazzo. La porta è chiusa. Eccolo qua, lo studente con le ferite vistose. Per dire, eh? Ascolta, va. Aia, ci ha beccato. Giochi a pallavolo, così per dire. Comunque abbiamo tutta la stessa divisa sportiva, quindi. Già ci hanno additato, va bene. No, però abbiamo visto cose. Sono punizioni corporali, così. Vai. Sappiamo. Non è vero, una pistola, ma era finta. Eccolo. Vediamo che vuole. Come va? Di merda, però. Ha negato. È normale. Allora, leggere i messaggi. Puoi visualizzare i messaggi ricevuti premendo quadrato. Nicola apparirà sui messaggi non letti. Ok. Solo le 50 conversazioni più recenti verranno salvate. Le vecchie chat verranno cancellate automaticamente. Perciò non scordarti di leggerle. No, insomma, succederà sempre. Però va bene. E vabbè, io al momento come va quella cosa a forma di O? Queste sono le conversazioni. Quindi al momento ce le abbiamo tutte. Quindi va bene così. Allora, quindi dobbiamo riandare al terzo piano. Dai. No, in realtà qua stavano quelli de prima o al terzo? Terzo. Trovo il pallavolista del primo anno. Ma dove lo trovo? Scusa. Allora, in realtà questo è il... Dovrebbe essere quello del primo anno. Poi al primo piano ho visto qualcuno tutto ricoperto di bende. Vabbè, il primo piano l'abbiamo visto pure noi. Siamo quelli del terzo anno, sono costretti a sgobbare. Vabbè, a noi ci serve quello del primo. Intanto facciamo... Ascoltiamo. Membro del giornale scolastico. Allora, aspetta. Parlami della pallavolo, va, già che ci siamo. Ok. Ma perché? Vabbè, siamo pregiudicati, c'hanno sempre sta cosa del... Molto bene. Ma ragazzi, se non vi piace non vedete, è semplice. Non è che ci voglia un genio per capirlo, eh. A me garba, quindi lo gioco ben volentieri. A chi piace lo vede, chi no, arrivederci, grazie. Easy.
Questo indizio è meno. Vabbè, questa. Alcune cose le avevamo già viste. Ce ne eravamo già accorti. C'è qualcun altro pestato come se non ci fosse un domani? O che chiacchiera? Vabbè, queste le abbiamo sentite. Vediamo là sotto. Questi giocano a calcio, quindi già ci stanno i palloni da calcio. Takamaki. Questo è quanto. Allora, a parte questo qua che ci potrebbe mandare a cagare anche lui. Studente educato, ok. Questo almeno è educato, è già qualcosa. Qualcosa tipo... Aspetta, giochi a pallavolo per dire. Ma come ti prego non accoltellarmi? Ma signori, che cos'è? Addirittura. Qua ci dice qualcosa? Se vado dovrei lasciare... È vero, quello che stava lui. No, però magari ci diceva, no, devo andare a... Andiamo al terzo piano, va. Scritti a sinistra e... Oddio, magari mi metto da quest'altro lato. Vediamo. Oddio, quando è che pop-upano a sinistra? Ah, questo... Ce n'è un altro pestato dietro di noi, tra l'altro. Dove sono i primini? Stanno qua dietro. E niente, ci schifano. Comunque, questo qua. Immagino. Chiedi. Vabbè, informazioni, dai, informazioni. Ma come persone losche come me? Allora, a parte che Kamoshida non è affidabile come persona. E poi è più losco lui che noi, no? Come Mishima Senpai. Ok. Ormai l'hai detto. Mishima, vabbè, mo l'ha detto. Che è successo? Tutte le partite sono concluse. Preparatevi per tornare a casa. E questo è quanto. Aspetta, sì, noi ricordiamoci Mishima, signori. Allora, no, niente. Qualche indizio ce l'abbiamo in realtà. E niente, non accetta il consiglio del Mishima lì. Dica. Questa saprà sicuramente qualcosa perché ha parlato con la ragazza che avevamo visto sempre qui fuori, che c'era stata una chiacchierata un po' particolare. Sarebbe? たまたま知り合ったんだよ。鴨志田先生に何するつもり？はあ？そっか。そういうことな。鴨志田と仲いいもんな。坂本には関係なくない？ やろうが裏で何してるか知ったら、お前絶対別れたくなるから。裏？それ何？言ったってわかんねえよ。てか、
Questo già lo sapevamo che stava un po' sulle palle a tutti, però va bene. Ci siamo ricordati. Molto speciale, secondo me, tipo quelli che abbiamo intravisto. Portami tu dove sta, perché noi ci perdiamo male. Eccolo qua. Questo stava in classe con noi. Scusa, non era quello. Sì. Dettagli. Questa tensione nasconde altro. Era lo stesso vestito da sportivo, non l'avevo notato. A parte la schiacciata in faccia, lascia fare. È appunto di questo che vogliamo parlare. Ma scusa, cioè abbiamo una pallonata in fronte, un attimo del disorientamento, diamogli una giornata libera. Attenzione, sì, a parte con la rotula sempre un po' in fuorigioco il nostro amico. Ma che cazzo c'entro io, giovine? E quindi stiamo rigando alla grande noi, eh? A una schiacciata assurda. Così. Olè. そりゃてめえのせいだろ。話にならないな。行くぞ、三島。囚人学園は志のある生徒が学ぶ場所。ふさわしくない生徒に居場所があると思うなよ。 Meglio che ci stiamo zitti, va. È un primo passo, scusi. Ma come? Ma fosse il preside non è comprensibile, ma che genitori, scusa. Mi sembra strana come cosa. E se ne va. E che si fa? Ma secondo me è Mishima che possiamo, insomma, convincere un pochino, perché gli altri ci hanno sputato proprio in faccia. Almeno questo sembrava un attimino un po' così, eh. Un po' così.
Grazie mille, Grizzly. Grazie a Grizzly 096 per i 6 mesi di sub. Grazie di cuore per questo mezzo anno in mia compagnia, Grizzly. Grazie mille. Sta una giornata staccante, credo mi convenga andare a letto. E scusa, non andiamo a salutare neanche quello? Oggi sono già stanco, dovrei andarmene a dormire. Vabbè, andiamo a dormire, che problema c'è? Era per sapere, magari. Eccala. Serpente che i genitori sono delle violenze. Sì, infatti è strana come cosa, te lo dico. Onestamente non saprei, non me lo spiego. Per via della pallavolo, che senso avrebbe? Forse per importanza della squadra della scuola? Hanno paura di Camuscita? Penso di no, alla fine è un coglionazzo come gli altri. Che non interessa, oddio, almeno i figli. Boh. Per via della pallavolo, vediamo. No, sì, però non abbiamo incontrato il tipo sotto che di solito... Cioè, mi manca la sua cazziata quando rientriamo che ci dice «Allora, hai fatto il coglione, t'hanno detto qualcosa?» Cioè, ormai mi ero abituato a questa situazione di pregiudicato ormai e quindi mi manca proprio essere salutato con in modo sbeffeggiante ed essere mandato in soffitta senza mangiare. E quindi ce lo siamo saltati, però va bene. Cioè, non ce l'ha fatto vedere oggi. Magari domani ci dà pure il resto. Che leccapiedi, dai. Takamaki! L'ha incontrata in cortile, ricordi? Sì. Non mi ricordo i nomi, però va bene. Vabbè, non si era... Tra l'altro anche la faccia che c'ha nel, come immagine del profilo qui nel messaggio è proprio incazzosa. Quindi io spacco il culo a... Ecco, niente. Questo è quanto, molto bene. Dormi, dormi. Guarda che mi fanno pure i complimenti, attenzione. Addirittura, e poi vabbè, là. Ecco. Si sentono strani come delle urla, anche se non c'è nessuno. Ok, ok. Molto bene, molto bene. Facciamo così. Lo so, però insomma. Sì, effettivamente quella in quell'occasione dove abbiamo sentito parlare là fuori. Magari ci proviamo noi a parlare e convincere la tipa che... Anche per la sua amica, queste stanno sempre qua a ciaulare, quindi... sti allenamenti, guarda là. Però te stanno a coricare botte. Capisco, però, insomma. In realtà non lo so che hanno in che hanno ambientato il gioco. In realtà in Giappone è uscito parecchi anni fa, se non sbaglio, però non so in
se era ambientato nell'anno dell'uscita o randomicamente. Sta scuola, oh, se spettegola come se non ci fosse domani, eh. Questo è vero, però. Molto bene. E questo è quanto. Salve. Andiamo dritti al punto. Non preoccuparti, dai, se no subito hanno pestata. Grazie mille a Gerardo Cool per il nono mese. Grazie Gerardo, grazie mille per la resub. Ciao, è tutto bene? Tutto bene, tutto bene, Gerardo. Grazie mille per la resub. Grazie mille. Noi siamo quelli pregiudicati. Avrà sentito sicuramente delle voci su di noi, signora. Signorina, dica. Esatto, bravissima. Hai visto che già lo sapevi? Addirittura, ma come, non ci insulta? No, dai. Perché me lo dici? Chiediamo così, dai. Sì? Un altro caso umano come noi. Ok, quella che gli dicevano che era una baldracca, abbiamo capito. Noi ci abbiamo i precedenti, ormai siamo segnati, Vediamo, va. No, direi di no. Soprattutto con quelle rotule, no, non è possibile. E andremo da lui. L'importante è che non si presenta con la corona. Il coso è mutante. E vabbè, proviamo, va. Sprezzanti del pericolo. Se gli spezziamo le rotule come te. Per dire, uno prova delle opzioni. Grazie mille Giovanni, grazie mille a Giovanni Nu 04 per gli 11 mesi. Buonasera, Andre, pronto per l'anniversario? Manca ormai un mesetto, poco Giovanni, manca poco. Grazie mille per questi 11 mesi. Grazie per la resub. Guarda, chiamiamo la polizia? No, un attacco a sorpresa, secondo me. Sì, questo è vero. Ma se chiami la polizia, scusa, se il preside non dice niente, i genitori non dicono niente, il professore, E che vuoi fare? Attacca a sorpresa, così, stealth. No. Un attacco a sorpresa? E io insisto, un attacco a sorpresa. Prima o poi si stancherà, no, vabbè, chiama la polizia allora. No, ecco, è quello che dicevo. Ma se l'altra mi dici di no, che cazzo te devo dire? Sono due, o è A o è B. Scusate. Puniamo il re. Questa forse è la terza opzione. Attenzione, c'è la terza opzione. Vabbè, l'unica opzione che ha su questo punto. Aia.
Ermicio? È sempre Micio. Vabbè, giusto. Micio. Salve! Salve Morgana! Che poi si capisce, come detto, Morgana maschio o femmina, mo c'è un problema tecnico tattico, però va bene. E che ci potevamo star là? A parte che c'avevamo una fretta astronomica. Grazie mille, Castagnac. Grazie per i 30 mesi. Attenzione, sportiveggianza di lunga data per Castagnac. Grazie mille per questi 30 mesi. Grazie di cuore, Castagnac. Grazie mille. E che te urli? Grazie mille anche a The Cat With Hat, mi sembra anche giusto, per i 16 mesi di resub. Grazie mille The Cat With Hat, grazie di cuore per questi 16 mesi. Ma prima in che mondo stavi, scusa, per sapere? Cos'era prima nell'altro mondo, dovunque, da dove... C'è il telefono, ci avrei il chip, che ne so. No, in realtà a me va bene la live, non mi dà problemi. Forse... No, a me però non segna niente, quindi in linea teorica. Allora è Twitch, probabilmente. Miao? Dai, fatela una risata, su via. Eh sì, stavo cercando di trovare la situazione. Vabbè, a sto punto accettiamo un consiglio, no? Se sta incazzando il gatto, occhio che te graffia le tibie. E rotule no, perché non ce l'hai, però. Attenzione. Evidentemente sì. Provate ad aggiornare, ragazzi, perché a me va bene. Ricontrollo pure dalla home. No, va bene. Yes. Provate. Che controllando qua, yes. No, sta andando. Sacchi no hanashi, honto da rona. Baka no kuse ni utaguri bukai yatsu da na. Kikasete morau ze. Tsutte mo koko wa mazui yo na. Toriaezu kaban ni iru toke. Madonna, con quale cattiveria, dai. Vabbè, se no te sbattevano fuori in un altro modo, quindi. Hai visto? Anche se era la terza opzione, però non era uscita prima, quindi. Giusto così. Grazie mille Xanax, grazie a Xanax 025 per i 13 mesi. Grazie di cuore per la resub. Grazie mille. Ano shiro, tsumari pales wa
Certo, ha dei desideri abbastanza distorti, dobbiamo dirlo, il professore di ginnastica, perché... diventerebbe un uomo retto. Tac. Vai. Ma che ne sai? Che ne sai, amico? Ormai. Questo non lo so. E che vuoi fare? Più di quello. Saluto a chi va intanto. È quello il fatto, però magari. Esatto. Suo risveglio della coscienza e via. Ottimo. E dobbiamo spaccare culo al re, no? No, rubando il tesoro. Siamo ladri, giustamente, è vero, ladri. Ci abbiamo i precedenti. Direi che può andare bene. Abbiamo opzioni? Non c'è altro modo. Grazie Tini, grazie mille per i 6 mesi, grande Ale, grazie a te per la resub, grazie mille. Ok. Sti cazzi. Vabbè, ce ne stanno dei professori da sostituire. No? Sta in cazza Morgana. Vabbè, dettagli, piccole controindicazioni ci stanno, sono oneste. Ci sta, dobbiamo rischiare, non voglio ucciderlo. Mi interessa molto questa cosa. Tanto ormai ci abbiamo i precedenti, signori. Questa cosa mi interessa. E state zitto, lascia fare. Scusa. Ma dipende, su mia, tutto è relativo. Allora, io la decisione l'ho presa e vale la mia. Sto giocando io, signore. Ryuji, si compri il gioco lei e faccia le sue scelte, no? No, che altra soluzione? Non rompi i coglioni, dai. Ma che altra soluzione, signori? Ma questo ci rimanda i messaggi a luna di notte che deve rompi i coglioni. Eccolo qua, non è luna di notte ma rompi i coglioni uguali. E questo è quanto, molte voci che girano sulle camuscite. Ok. No, come magari partiamo domani. Chissà cosa dicono gli altri studenti. Meglio cercare di capirlo tornando a casa. Allora, dobbiamo tornare a casa. E per tornare a casa dobbiamo andare dall'altro lato. Quindi magari ascoltiamo. Vediamo. Cioè, ascoltiamo più che vediamo. Scusi, parcheggio qua.
Tra l'altro stanno parlando di noi, per dire, per dire. E niente. Ancora. E niente. Ma incidenti, addirittura quegli incidenti della, dei deragliamenti, eccetera. Non esageriamo. Vabbè, per piacere, queste non ci sono state assolutamente utili, devo dire la verità. Comunque parlano tutti della stessa cosa. Mo sarà che ci segnala giustamente solo quelle là, perché non è. Andiamo alla stazione? Sì, però per favore non mi far. Lo devo piare io il treno, mannaggia la puttana. Aspetta, questi stanno a parlare. Questi parlano de signorine. C'è stato un po' di camoscita all'inizio. E niente. Ci imbarchiamo pure noi? Ormai abbiamo ascoltato. Posso salire? Abbiamo preso la fermata giusta. Qua stiamo a salire sul treno a caso. Ok, vediamo se c'è qualcun altro che ne parla. Ma noi dovevamo fare obbedisci e torna a casa. Noi dobbiamo fare, dovevamo fare uno scambio. Aspetta, ma devo rigliare pure questi che non c'entrano un cazzo con la scuola? Scusa, questi non sono studenti, quindi. Allora, tornello del. Ah no, qua siamo tornati direttamente. Ok, Ginza Line, vi ricordate? Un cazzo. Quindi dobbiamo scendere qua, piazza della stazione. Dica, tornello della linea Ginza, stazione di Shibuya. Sì, sì, tra poco ci salutiamo, sempre che io riesca a trovare la strada per andare a casa. Ok, forse l'abbiamo beccata. Attenzione. Gatta Cicova, signori. Attenzione, disperazione. Ah, la sta ricattando. Magari me. Ok, lascia fare. Non di proposito. Stava urlando. Sì, ma se urli in mezzo alla stazione, che è colpa mia? Brava, brava, scusati, scusati, perché. Ti perdono, guarda, ti perdono. Stavi litigando e qualcosa su un'amica, tutte e due. Stavi litigando, dai, facciamo più generici. Suka, suka. Come no? E se ne va. Così. Mo. Chissà cosa è successo. Dovrei seguirla e seguiamolo, anche perché non so dove altro potrei andare, visto che non so la strada per andare a casa. Vai al sottopasso. Eccola. Seguila, seguila, insegui. E se ne va lì giù. Vai, buttati, buttati. Toglietevi. È andata di qua. Cazzo, e mo ce la siamo persa qua. Che è passata correndo. E che ne so, guarda in faccia tutti quelli che mi passano accanto.
Guarda quelli là che vanno alla... Si vedono che questi... Si vede che questi vanno al lavoro. Sono tutti così. Guarda quelli là sotto come stanno in fila, tutti ingobbati, poveracci. Eccola qua. Ma sta contro... Che cazzo sta facendo, scusa? Scusa? Non è che t'ho seguito, sta a fare un 2-3 stella. State calma, dai, un attimo. Perché siamo brave persone, però ci abbiamo i precedenti, ma questo è un altro discorso. Cerchiamo un posto sicuro. Ma per parlare... Ah. Ah, prima sei venuta al caffè, al ristorante, e poi no, però non abbiamo niente da dirci. E la consumazione? Scusa. Consumazione del ristorante, nel senso. Andiamo dritti al punto? Dritti al punto. Ecco, niente, sei agitata. Vabbè. Attenzione, parte anime, molto figa. さくらい知ってるよね。鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってる。けど、あんなやつとそんなわけ。鴨志田から電話かかってきたの。番号教えろって言われても、ごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。 私、志保をレギュラーから外すって志保のためだって言い聞かせてきたけどこれ以上はもう無理あんなやつの言いなりとかもう無理だよけど大事な友達なのだって私には志保だけしかいないから私 どうしたらいい? Bar palazzo, bar palazzo. Nani, ittendaro. Vabbè, ci si sfoga molto spesso con gli estranei piuttosto che con gli amici. Forse questo è il motivo, però è tutto ok. Non ti preoccupare, don't worry. Allora, ci abbiamo i precedenti, ma... Cattivo fino al midollo. vabbè, cosa si dice? Lo sappiamo, sarebbe da imbecilli. Se dicevo cattivo fino al midollo, magari è proprio in modo sarcasmo. Bisogna capire. Io lo direi in modo sarcasmo per dire: guarda, però siamo cattivissimi. Però bisogna vedere se lei lo capisce. Se si capisce sta cosa. O se non. Proviamo. Vediamo se capisce il sarcasmo. Esa, brava, brava, ok, vabbè, ha chiesto almeno, ha chiesto. Ha chiesto. どこと C'è un modo. C'è il modo, c'è il modo. Guarda, potrebbe succedere. Lascia fare. Io t'ho data la risposta seria. Arrivederci. Ma che se porta il bicchiere a casa? Arigato.
Però lascia il bicchiere, signora. Non è un take away. Suzui. Nani? Kamoshida sensei ga yonderu. Aia. Taiku kyoukanshitsu datte. Sensei. Shiranai. Tsutaeta kara. Una manica di studenti pestati e chissà cos'altro. Vediamo se torniamo a casa. Ah, eccolo qua. Figurati. Te pare, mi mancava Sojiro. Il treno è in ritardo, mi sono perso, c'erano dei teppisti. Allora, il treno era in ritardo. No, in Giappone non, no. Mi sono perso. Insomma, sono 4 giorni, 3 giorni, quanti cazzo di giorni sono? Non è credibile. C'erano dei teppisti. Ma scusa, ci abbiamo i precedenti. Però possiamo dire c'erano dei teppisti. Se ci chiede chi, ero io il teppista. Cioè i precedenti. Vai. Vabbè, fine. Vabbè. Oh, se dice qualcosa, teppisti, ero io. No, so io la cattiva compagnia, caro. Cioè, i precedenti. Mai. No, non preoccuparti. Mai pare eccessivo. Però no, no. Poi sembra che. Non andiamo a strafare. Noi facciamo del bene agli altri. E lasciami le chiavi, no? Scusa, tanto mi lasci dentro, non è che... Arrivederci. Vabbè. Le chiavi non ce le lascia perché ci abbiamo i precedenti. Però comunque, cioè, stiamo qua. La ridagliela questa, ma ci sta. Non credo di capire quel discorso del rubare i desideri. E se facciamo casino, friggiamo il cervello di Akamoshita, no? E sti cazzi, non ce lo metti. Ma scusa, questo era tutto incazzato. Io qua, io là. Mo appena gli ha detto che potrebbe. Potrebbe esserci questa piccolo dettaglio che insomma subito no, no. Allora niente. E dai, caccia le palle. Se lo merita. E dai Senza se e senza ma. Ma non è vero. Dai, tu pensaci stanotte. Mo magari lo porta nella stanza quella, le celle là. Comunque dai, aveva fatto tanto il bullo qua, l'amo invece fa tutto, ci pensiamo, lascia fare. Comunque noi abbiamo i precedenti, quindi siamo già parati. Ragazzi, io direi che per questa sera ci possiamo salutare qui, abbiamo fatto un'altra giornata visto che qua durano comunque tanto le situazioni, quindi direi di andare a salvare in quest'altro slot. E Persona 5, ragazzi, mi sta piacendo tanto. È uno di quei titoli che cioè ci potresti giocare tutto il pomeriggio senza sentire il peso della partita. È veramente fighi. Cioè adesso ci stavamo iniziando a riscaldare e si è fatto tardi, abbiamo giocato un'oretta, quindi dobbiamo fare delle live, mega live con Persona 5, e lo faremo. Comunque,